Allora Luca, festeggiamo alla grandissima questa volta, ce l'è già andato molto molto vicino a Nova Gorica, questa volta sembra andato veramente tutto bene, no? Sì, devo dire che questo è stato il mio final table, hanno retto i colpi, ho perso solamente un flip che era comunque accettabile, i flip importanti li ho vinti, un flip molto importante l'ho vinto contro Lorenzo Sabato, Bove di Roma, ho preso un K a river, a suo K contro 10-10, e quella è stata probabilmente la mano in cui ho pensato forse questa è la volta buona. La mano di Visdiavoli ha creato un grande scompiglio anche online tra social eccetera, ovviamente chi critica la sua spiguata, chi è contento per te perché è andata molto bene. Da quel momento in realtà ti abbiamo visto, oltre che per stack, cambiare anche Marsi, molto più aggressivo, hai, non vorrei dire, ma dominato praticamente fino alla fine. È stato uno scatto proprio anche mentale, oltre che di carte. Sì, è stato uno scatto mentale, anche se ti devo dire che io al tavolo avevo pianificato una strategia di gioco. La mia strategia era di partire molto cauto perché il mio stacco non era importante come quello per esempio di Visdiavoli o di altri. Il mio obiettivo era cercare un double up anche con fortuna e dopodiché cercare un po' di inventarsi qualcosa. Ho avuto un aiuto dal fatto che le carte sono venute dalla mia parte, quindi sono riuscito a fare un ulteriore double up, quello su Visdiavoli è stato... Oddio, lui ha fatto una giocata che sì, è molto criticabile, può avere un senso. Probabilmente lui sa meglio di me qual è il senso di quella giocata perché ha uno stile di gioco che si avvicina di più a quello. Però ovviamente quella mano mi ha fatto cambiare poi definitivamente marcia perché con 2.500.000 chips ho iniziato a mettere ansia i miei avversari. Avevo le skill, avevo le chips, avevo l'esperienza, l'ho fatta valere. Come Luca Pagano, tra l'altro, la scorsa stagione, no? Un giocatore che non è mai stato messo in discussione, ma mancava la vittoria. Da quel momento in poi probabilmente anche appagato e si è sentito molto felice. Per te, nonostante tutti i piazzamenti, tutte le varie dimostrazioni online e live che hai dato, è una svolta anche questa, finalmente c'è una sorta di appagamento, finalmente ce l'ho fatto, ho vinto l'IPT, il torneo di casa. Guarda, se ho giocato per 4 stagioni questo torneo e ne avrò giocati una trentina, penso ci sarà un motivo. Era appunto quello che è successo oggi, volevo vincerlo. Sì, è stato il raggiungimento di un sogno, anche se ti devo dire che non bisogna mai fermarsi. Non mi accontento, voglio fare ancora meglio, quindi adesso da Italian Poker Tour possiamo iniziare a parlare di European Poker Tour, World Series. Speriamo che su questo risultato posso costruire qualcosa di ancora più importante. Uno dei momenti più belli non è stato il tavolo, in realtà, ma è stato quando hai vinto, ti sei alzato e ho visto un abbraccio anche molto, molto commosso, non da parte tua. È una liberazione proprio, tra l'altro, con una ragazza che è stata molto vicino per tutti questi giorni. Che oggi festeggia anche gli anni, mi hai detto. Sì, era il compleanno della mia ragazza, anzi è rimasta qua a seguirmi a fare il tifo per me, diciamo per il compleanno il soggetto della giornata doveva essere lei, sono stato io, mi sento un pochino in imbarazzo, sì, un po' in colpa. È stato un abbraccio liberatorio perché dietro questa vittoria ci sono tante motivazioni che purtroppo non posso dire, però le scoprirete presto. Complimenti, in bocca al lupo per il futuro, grazie Luca. Grazie a te.